e scuola sempre più vicine, grazie al protocollo d'intesa firmato dalla professoressa Angela Paletta, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Elodia Botto Picella di Forino, e padre Marco Masi, vicario cooperatore della parrocchia dei Santi Biagio e Stefano. Un grande caleidoscopio all'interno del quale trovano spazio tante collaborazioni, un'alleanza educativa territoriale che ha ottenuto ottimi risultati sul piano educativo dei BES con disagio culturale e diversamente abili. Una costante attenzione nel pieno rispetto della dimensione e delle finalità istituzionali della scuola. Questo propone la Chiesa dei Santi Biagio e Stefano, un servizio gratuito rivolto ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado. Un coinvolgimento di inclusione dei minori a rischio di dispersione scolastica, sempre con la competenza e l'attenzione di educatori, formatori e docenti. Numerose attività religiose, ricreative e culturali proposte ai ragazzi, dall'utilizzo del teatro del centro pastorale Beato Grimoaldo al doposcuola per il recupero e potenziamento dei ragazzi in difficoltà, alla collaborazione con la scuola nell'organizzare eventi sul territorio. Siamo qui per presentarvi il progetto realizzato attraverso un protocollo d'intesa con la parrocchia dei Santi Biagio e Stefano. È un protocollo d'intesa che va a formalizzare un lavoro svolto ormai da tempo sul territorio da parroco e dal precedente dirigente scolastico, ed è un lavoro che ruota essenzialmente intorno a quella che è la convinzione di questa istituzione scolastica: per educare un bambino ci vuole un intero villaggio. La scuola da sola non può sopperire a delle carenze, a delle mancanze, a dei disagi che sono familiari, sociali e economici, e ha bisogno del supporto di tutto il territorio, in primis della parrocchia. L'istituzione laica e l'istituzione cattolica possono quindi lavorare in perfetta sinergia per recuperare quelli che sono dei disagi, a volte anche pesanti, dei nostri alunni. Quest'anno noi lavoreremo essenzialmente, come già negli anni precedenti, sul recupero delle abilità disciplinari attraverso un lavoro di pomeridiano a cura di volontari della parrocchia, e lavoreremo su disagi di altro tipo, disagi relazionali, grazie all'intervento di una volontaria, una psicologa sempre della parrocchia, che interverrà nelle classi della scuola secondaria di primo grado, sia come rapporto sul gruppo, sia come consulenza individuale per tutti quegli alunni che ne volessero fare richiesta e che ne sentissero bisogno. Siamo convinti che un lavoro di questo tipo porterà sicuramente dei risultati, perché laddove il ragazzo sta bene in classe, sta bene con i compagni, sta bene nel contesto in cui vive, si ha un risultato anche a livello didattico. Scuola fa cultura, con la cultura non si mangia, infatti ci si. La mia è una parrocchia in uscita e io collaboro in questa parrocchia lì dove c'è bisogno oppure quando mi viene richiesto aiuto. Contribuisco con il mio lavoro, con l'esempio e con la testimonianza all'educazione, alla crescita morale e sociale di tutte le nuove generazioni. BES, bambini con bisogni educativi speciali. Rappresenta un altro linguaggio, un'altra forma di comunicazione, e per molti di loro è stata una sorta di terapia per superare sia blocchi emotivi che problemi di coordinazione.
Il progetto è orientato allo sviluppo della sensibilità musicale nelle nuove generazioni. Il progetto inoltre aiuta a prevenire il disagio e la dispersione scolastica, a favorire l'inclusione di tutti gli alunni e, perché no, anche alla scoperta di nuovi ed eventuali talenti. Il progetto mira ancora a conoscere e rispettare le regole di crescere in un gruppo durante le attività, ad esempio. Crescere con il flauto è un progetto educativo che gli alunni di questa scuola seguono già dalla prima classe, studiando la teoria musicale, il solfeggio, il pentagramma e tutte le figure musicali. E ogni brano che viene da loro studiato è un brano proposto come se fosse uno stato d'animo da rappresentare, quasi come giocare con la musica. La musica come nutrimento dell'anima. Giochiamo con la musica. Ascolto e accoglienza della fragilità psicologica. Una passione, un impegno. La mia missione come psicologa e come psicoterapeuta è offrire un aiuto, un sostegno, un ascolto ai ragazzi, partendo proprio qui dalla scuola media, dove verrà attivato, grazie anche all'intervento della parrocchia, uno sportello ascolto dedicato a tutti quelli che avranno bisogno di un confronto o di un dialogo con me. Un ascolto non dedicato soltanto ai ragazzi, ma anche eventualmente alle famiglie, direttamente la parrocchia. Oltre allo sportello ascolto, qui alle scuole medie verranno fatti degli incontri direttamente nelle classi, due per ogni classe durante l'anno scolastico, dove verranno affrontati temi che riguardano l'adolescenza, le emozioni, il riconoscersi, il sapersi voler bene attraverso l'attuazione di schede sulle life skills, insomma un percorso fatto e studiato appositamente per i ragazzi. Questa è una casa, è il posto migliore per accogliere una famiglia. In questa parrocchia, da un po' di anni a questa parte, le attività sono andate aumentando, sono andate progredendo e i giovani stanno dando una forza esemplare a questa parrocchia. Questa è la casa dei giovani, la casa del Beato Grimoaldo, dove i ragazzi hanno intrapreso un'opera di demolizione e ricostruzione. L'hanno fatto proprio loro. Hanno buttato giù pareti, hanno dipinto, hanno affinato, hanno progredito a riempire tutto di strutture, il proiettore, la sala convegni, la zona ristoro dall'altro lato. Perché? Perché loro hanno capito, quel gruppo di giovani che hanno iniziato con noi, hanno capito che il modo migliore per andare avanti, per costruire un percorso, per arrivare a un obiettivo è camminare assieme. E abbiamo cercato di farlo nel miglior modo possibile, con l'aiuto di tutti. I ragazzi hanno dato dimostrazione che un futuro c'è, un futuro è possibile, ma soprattutto che è possibile un presente. I giovani sono tanti, i giovani da chiamare sono tanti, i giovani che vengono e purtroppo anche vanno via sono tanti, perché il mondo offre diversità, offre alternative che però spesso non conducono a una sana e giusta direzione. L'obiettivo nostro di tutti gli educatori, di tutte le attività, di tutta la prosecuzione dell'attività parrocchiale è proprio questo, cercare di stabilire un cammino, di creare una sinergia tra tutte le attività sotto la guida di un'unica voce. E questo perché? Per far sì che i giovani abbiano un riferimento, che non siamo né noi educatori né le persone più adulte, ma è un riferimento di moralità, di etica che gli servirà nella vita, nella famiglia, in futuro, nel lavoro, affinché loro possano
completare se stessi e dare se stessi agli altri, in modo gratuito, come tutti noi facciamo ogni giorno, nelle attività, nella nostra vita quotidiana, nelle nostre scelte, dare se stessi senza chiedere nulla. Questo stanno imparando a fare anche i giovani e questa è una prova tangibile di quello che stanno facendo. Il progetto Caritas per stare vicino a chi ha più bisogno. Sono 15 anni che noi stiamo sul territorio per aiutare i più piccoli agli anziani. Noi ci occupiamo di queste persone presenti sul nostro territorio, che sono circa 100 famiglie. Ci occupiamo dai più piccoli fino alle persone anziane, con diversi progetti presenti durante l'anno. Uno dei progetti è quello di nel periodo natalizio, dove proprio queste persone si sentono sole, organizziamo all'interno della parrocchia un pranzo solidale, stando così tutti insieme quel giorno, e fargli capire anche il senso della cristianità e della cristianità. Poi ci sono vari altri progetti, cioè che durante l'anno dei volontari andiamo nei supermercati per poter raccogliere beni sempre di prima necessità per poi distribuirli. Nelle comunità, nella famiglia. Il senso cristiano di solidarietà. Chiamo Maria Francesca Biondi e sono in questo momento l'insegnante, bellissima parola, di sostegno, di ausilio per le materie in cui i ragazzi hanno qualche difficoltà, sia delle scuole elementari che delle scuole superiori o medie. Naturalmente, cosa si fa insieme? Si potenzia appunto innanzitutto il metodo di studio, perché poi chiaramente ci sono persone che cambiano a seconda, lo studio cambia a seconda della persona che l'insegna, e quindi il ragazzo si trova di fronte a una persona diversa dalla maestra, per cui possono avere uno spunto diverso di studio, un interesse ancora maggiore, e poi ci si confronta tu per tu, perché siamo in genere. Quest'anno ci siamo prefissi di alzare un po' l'asticella, non solo un piccolo sostegno, un piccolo aiuto, ma anche, per esempio, come io ho scritto qui sulla cartellina, un invito alla lettura, cioè amare maggiormente la lingua che dovrebbe essere in uso comune, la lingua italiana, e dare soprattutto spazio, valore, identità alla punteggiatura. La lettura è il sale della vita e la spinta a percorrere nuove strade. La gente vuole ridere. Sembra quasi uno sberleffo alla vita. Del resto, sono attori, cara contessa. Lei cerca la realtà. Loro ne hanno timore. Sono attori. Attori di teatro, che sono diversi da tutti gli altri attori, perché gli attori di teatro sono come fantasmi, sono in fuga perenne dal coraggio, nomadismo del cuore, non solo degli uomini, sono attori che fingono. Il teatro è fantasia, è espressione, è comunione, è divertimento. Compagnia teatrale di Grimm. Lo sport è una parte importante della nostra educazione in parrocchia. Si scommette sulla vittoria, sul partecipare per vincere. Nella nostra chiesa non si sta tanto per, si sta per fare centro, per arrivare alla vittoria. Vogliamo alzare la coppa della nostra vita per essere felici. E per i sabati, bip bip! Urrà! Bip bip! Urrà! Bip bip! Urrà! Questa è la nostra squadra della parrocchia San Biagio e Stefano San Bortino.
attività e soprattutto portare qui le signore di Forino, perché qua non abbiamo un centro ricreativo femminile e quindi è questo prima di tutto. E quindi stando insieme abbiamo pensato di creare queste piccole cose sfruttando materiali poveri e di risulta, materiali che poi potrebbero essere buttati, invece noi li ricicliamo. E a secondo dei periodi sfruttiamo le cose natalizie, le cose per Pasqua, lavoretti primaverili. Creare e ricreare, un laboratorio artigianale che dà vita e colore alla vita. Con i ragazzi speciali il lunedì e il venerdì facciamo 2 ore di divertimenti per i ragazzi, un intrattenimento proprio per far sì che i ragazzi si possano divertire dopo la scuola o che so io, insomma un pomeriggio, 2 pomeriggi a settimana. E ti facciamo fare delle piccole attività, fanno dei disegni, cantiamo, balliamo, facciamo delle uscite. Tutto questo l'abbiamo fatto, sono circa 2 anni e qualcosa che lo facciamo. Grazie a Padre Marco perché ci ha dato la possibilità di poterlo fare in parrocchia qui da lui. Magnifica gente, chi cade, chi niente, mi sta a guardare. C'è gente, magnifica gente in questa città. Nella diversità c'è bellezza, c'è forza, c'è amore. Da valorizzare una risorsa per arricchirsi, cento di più ragazzi speciali. La nostra comunità ha messo sulla cattedra i piccoli e i poveri. In questi anni abbiamo fatto la scelta preferenziale di loro, loro che sono la ricchezza più grande, sono la carne di Cristo che è sofferente nel nostro tempo, nel nostro mondo. Noi cerchiamo di scommettere sulla piccolezza perché nella nostra fragilità c'è la potenzialità più grande. La potenza di un sorriso, la presenza di un amore donato, Gesù che passa e che si lascia toccare. Centro di più è un centro nato proprio per educare il nostro popolo a metterci un di più di amore, un di più di pazienza, un di più di comprensione, un di più di accoglienza. Ecco perché speciali sono i ragazzi, speciali sono tutti quelli che operano con i ragazzi, speciali siamo noi quando capiamo che c'è più gioia nel donarsi che nel ricevere. E questa è la chiesa in uscita che Papa Francesco ha chiesto alla nostra chiesa italiana e quello che noi vogliamo mettere in pratica, senza poche troppe parole, ma con fatti evidenti di solidarietà. Io sono Maria Luisa Rossi, sono la presidente dell'associazione AMDOS Forino. Con grande piacere ho avuto questa sede da Padre Marco, dove durante tutto l'arco dell'anno ci adoperiamo per fare prevenzione per quanto riguarda la cardiologia, la senologia, tutte le branche che possiamo raggruppare. Quest'anno ci sono state un sacco di iniziative sia con la Chiesa che con il Comune e con la scuola. In questo momento l'AMDOS, oltre ad occuparsi della prevenzione, stiamo adoperandoci anche per una prevenzione attraverso lo sport. È nato tramite il coordinamento, anche a Forino abbiamo avuto l'onore e la gioia di far nascere una prima squadra di un nuovo sport importato dall'Iran, il Mamamet. È uno sport di pallavolo e pallacanestro dedicato alle donne al di sopra dei 32 anni. AMDOS, una mano sempre pronta a sostenerti nel cammino della vita. Fin dal 1945, quando la signora Selvaggi diede a noi la cosiddetta masseria, no? L'edificio che c'era qui prima del terremoto e tutto questo terreno, lei ce lo diede con un impegno, cioè
che noi passionisti assistessimo la gente del paese. Da passionisti come si fa a vivere il carisma nostro particolare di San Paolo della Croce nella parrocchia? Anzitutto stando in modo particolare vicino ai poveri, vicino agli ultimi non soltanto, ma poi anche mettendo in atto un tipo di evangelizzazione che va al di là, ecco, dello stare dentro, ma dell'uscire, di andare verso gli altri, no? Infatti noi missionari siamo chiamati missionari itineranti. Noi siamo contenti di continuare ad evangelizzare, continuare ad essere passionisti con il popolo, passionisti nella parrocchia, passionisti nella città di Forino. Passione di Cristo, passione per la vita. Giovani, l'unico presente che la nostra società, i giovani, una scommessa che abbiamo fatto, una vittoria che stiamo godendo ogni giorno. Gesù al centro e i giovani che sono i nostri piccoli Gesù in crescita. Padre Marco, il nostro un viaggio nella comunità di Forino, attraverso parametri quali la fede, la tradizione, la cultura. Abbiamo ascoltato numerosi attori, ma qual è il messaggio che deve passare e che quindi la popolazione deve recepire? Ovviamente un messaggio quanto più ecumenico possa essere, un messaggio trasversale, fedeli, non fedeli, atei. Porre l'uomo a centro, antropologicamente parlando. La nostra attenzione è stata ed è un'attenzione all'uomo. Abbiamo essenzialmente tre obiettivi. Il primo, far sviluppare tra chi abbiamo in cura pastorale la bellezza di lavorare, di vivere per il bene comune, inteso come qualcosa di buono che io so fare e posso mettere a disposizione per la crescita di tutti e di tutto il paese, della nostra parrocchia. La seconda attenzione, la solidarietà, l'essere solidali per cercare di avere una uguaglianza, quantomeno distributiva, per abbattere il muro della povertà e per innalzare il muro dell'amore fraterno. E poi l'ultima, la sussidiarietà, cioè le parti della società più in alto devono sostenere chi è nel bisogno, ma chi è nel bisogno deve capire che solo mettendocela tutta, solo vivendo al 100%, solo cercando di fare centro ogni giorno, può avere volontà di vita e può creare una nuova era, un'era dell'amore, un'era dell'accoglienza, un'era della comunicazione. Intorno a te, Padre Marco, ho avuto modo di vedere tantissimi giovani, ragazzi, dai piccoli, ho avuto modo di vederti all'opera anche nelle scuole elementari, in quelle medie, e veramente a un certo punto ci siamo chiesti, ma li hai ipnotizzati i bambini? Erano tutti intorno a te ad ascoltarti, a seguire la tua parola. Come hai fatto? Persino la maestra è rimasta basita. Non lo so, ci metto passione, basta fare tutto quello che vogliamo con passione, con amore, e poi piccoli passi possibili permettono grandi opere. Un messaggio diretto ai ragazzi, ai giovani, alle nuove leve del futuro. Ama e fai la cosa giusta.
Che bello!